Buonasera e benvenuti in questo nuovo video su Pokémon Blu. In questo gameplay, let's play, walkthrough, chiamatelo un po' come volete, sto percorrendo Pokémon Blu dall'inizio alla fine insieme a voi. È una sorta di semi-blind run in realtà, perché io ho giocato i remake di Pokémon Blu e Rosso, ma mai Pokémon Blu e Rosso veri e propri. Quindi sto piano piano scoprendo piccole cose, piccole chicche che non conoscevo mano a mano. Questa è la nostra squadra, PG8, Kadabra, Wartortle, Clefable. Questi due per adesso li sto tenendo per sport, lui per taglio, Flash l'ho insegnato a Clefable, e Dutrio lo sto tenendo perché l'ho catturato, è forte, quindi me lo tengo, fanculo. Comunque, andiamo nel tunnel roccioso. Eccoci qui, tunnel roccioso, tutto attaccato tra l'altro. Sì, cioè i nomi in questo videogioco, anche Bosco Smeraldo era tutto attaccato, li scrivono sempre tutto attaccati. Oddio, ah ma qua non si vede davvero niente! Figo, bello, cioè bello, oddio. Questo rende praticamente impossibile andare avanti, quasi impossibile andare avanti, cioè devi orientarti con le pareti in realtà. Cioè non vedi il tuo personaggio, ma ti orienti con le pareti. Ok, Zubat. Zubat sarebbe da catturare, perché non l'abbiamo ancora catturato. Quindi direi di tirargli una raffica e se sopravvive, tiro una Pokéball. Perfetto, raga, meglio di così non poteva andare, non c'è nemmeno attaccati. Quindi, Pokéball, vai. Per avere un altro Pokémon nel Pokédex, perché se ben ricordate, gli assistenti del Professor Oak ti danno degli strumenti molto utili solo se hai tot Pokémon nel Pokédex. Eccolo qua, Zubat Pipistrello. Forma colonie in luoghi oscuri. Usa ultrasuoni per identificare e avvicinarsi ai suoi obiettivi. Non diamo un soprannome a Zubat e abbiamo anche lui nel Pokédex. A questo punto però direi di usare strumenti, Pokémon, di realizzare il nostro Flash. Eccoti qua, Clefable, Flash. Un Flash accecante illumina la zona. Ok, ed ora siamo completamente illuminati. Altro Pokémon, vediamo chi è. Un altro Zubat. In caso abbiamo dei repellenti da usare, eh? Quindi non dovremo per forza sottostare alla dittatura degli Zubat. Però vediamo se incontriamo anche qualche altro Pokémon nel frattempo. Magari un Geodude, esatto. Come non detto, magari un Geodude. Anche lui dovremmo catturarlo in teoria. Vediamo quanto danno gli facciamo con Raffica. Vediamo se riusciamo ad indebolirlo abbastanza. Beh, non è male. Lui usa Ritual Scudo, ok, si aumenta la difesa. E proviamo a catturare anche Geodude. Si è aumentato di parecchio la difesa, tra l'altro. Non gli facciamo, cioè gli facciamo la metà del danno. Sassata ci fa male. Servirebbe un brutto colpo. Dai, forza PG8. So che ce l'ha in canna. Ecco, magari non adesso il brutto colpo, altrimenti me lo ammazzi. Vediamo se lo fa adesso. Ok, non lo fa, bene. Altro Ritual Scudo, direi che ora possiamo provare con una Pokéball. Vai. Pokéball. Ne abbiamo solo due, quindi non vorrei sprecarle troppo. Vorrei portarlo effettivamente in regge di cattura al Pokémon prima di tirarla. Preso. Oh, perfetto, aggiornamento Pokédex per Geodude. Pokémon roccia, trovato nei campi e in montagna. Se confuso con una roccia, può succedere di inciamparvi. Va bene. E a questo punto direi però di cambiare il nostro PG8, perché qui non avrà molto spazio per brillare in questo tunnel roccioso, eh. Qui non c'è nessuno strumento, quindi andiamo a battere questo allenatore, ma no. Prima c'è un altro Zubat. E perlomeno Zubat e Geodude li abbiamo presi. Quindi potremmo iniziare a mettere magari qualche repellente, perché nel tunnel roccioso di Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia, intanto lotta Pokémon pronti via, si poteva trovare anche Machop, da quello che ricordo, e non sarebbe male catturare un Machop. Pokéfanatico manda Cubone. Ok, lo spread di Cubone è proprio brutto, posso dirlo. Con questa testona gigante. Pistola acqua, dovremmo riuscire, se non a one shotarlo, comunque a bishottarlo. Brutto colpo, buono. Addio. Wartortle sale a livello 30, ottimo. Poi chi è che manda? Slowpoke. Sì, a questo punto cambiamo Pokémon e mandiamo PG8. Quando ha la possibilità di colpire qualcuno e di prendere un po' di punti esperienza, direi di farglielo fare. Vai, Raffica. Non fa molto danno lui, eh. Questo invece ci farà parecchio danno. Mannaggia lui, attiamo di attacco rapido, vediamo se gli facciamo più danno rispetto a Raffica. Brutto colpo, bello, mi è piaciuto. Inibitore, cosa ci toglie? Attacco rapido, infame. Allora noi andiamo di Raffica.
Adesso riusciamo a tirarlo giù? No, di poco. Altra confusione su Pidgeotto, speriamo che non si confonda, che non sia confuso. E perlomeno qua si prende un po' di punti esperienza. Perfetto. Fine del gioco. Fine del gioco sì. Andiamo avanti. Continuo a non usare un repellente per ora, eh. Voglio vedere se trovo un mashup, per esempio. Niente da fare, Zubat. O anche magari un Onix. Se non ricordo male, anche Onix si poteva trovare qui. Continuiamo nel tunnel roccioso. Qui sopra c'è qualche strumento, magari. Nope. Proseguiamo. Salve. Quando sono a casa, disegno Pokémon. Ok. Anch'io da bambino disegnavo Pokémon ogni tanto. Cioè, da bambino mi piaceva disegnare in generale. E ogni tanto anche Pokémon. Allora, andiamo di morso, che ricordo non essere di tipo buio, quindi non sarà super efficace contro Slowpoke. Eccolo che arriva con confusione. Vai, altro morso. Oh, resistenti questi Slowpoke, infamelli. Mi servirebbe un attacco speciale per tirarli giù. Uff, che stanchezza. Addio. Altro Pokémon selvatico. Oh, eccolo qui, Onix, per l'appunto. Non sarebbe male da catturare, da riuscire a catturare. Però solamente una Pokéball, mi sa. Vediamo di morso, per indebolirlo. Buono. Speravo di farlo tentennare. Altro morso. Non fare il brutto colpo, per favore, grazie. Poi andiamo di azione. Dovrebbe fargli un po' meno danno, se non gli fa brutto colpo. Infatti. Meglio di così non possiamo fare. Confidiamo nella nostra unica Pokéball. Vai. Anche perché è relativamente raro Onix. Niente, si è liberato. Abbiamo perso la nostra possibilità. Quindi lo ammazziamo e via. Morso e addio. E a questo punto metto il repellente. Strumenti, repellente. Tanto non abbiamo più Pokéball per catturare i Pokémon. Qui è letteralmente inutile tenerci. Qui c'è qualcosa, ma non hanno. Cioè, hanno aggiunto un sacco di strumenti in Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia, eh. Allora, da qui mettiamo davanti Pidgeotto. E magari diamogli anche una pozione. Dai, sì, usiamo una pozione su Pidgeotto. Ok, tanto questa è un'allenatrice junior, ci scommetto. Non vengo spesso qui, ma lotterò, sperando non abbia ancora tipo 3000 Slowpoke. Che abbiamo visto che facciamo un po' fatica a tirar giù. Oddish va bene. Oddish ha molta meno difesa di Slowpoke. E Raffika dovrebbe fargli male. Ok, ce ne serviranno tre. Ah, attenzione, veleno in polvere. Ci avvelena. Va bene. Dovremmo avere un antidoto, forse. Spero. Altrimenti siamo un po' nella cacca. Cioè, altrimenti il nostro Pidgeotto morirà, essenzialmente. Non torno indietro per un Pidgeotto. Dai, Pidgeotto, sale a livello. Porco cane, 29. Ok, Bulbasauro, vai di Raffika. Ah, però, bel danno, eh. Ma un brutto colpino, no, eh. Frustato, non ci fa nulla. Brutto colpo, no, che sei bello veloce. No, dai, ma che palle, ma non fa mai un brutto colpo quando serve. Parassissieme, attenzione, quindi c'è questa mossa. Era il rivale che non la usava. Andiamo di attacco rapido. Forse non l'avevo ancora imparata a livello 18-19, quel che era. Oh, bella lì. Pidgeotto al 29. Almeno un livello se l'ho fatto. Ho perso. Oh. Vediamo se abbiamo un antidoto. Oh, sì, ne abbiamo due, allora lo usiamo immediatamente. E usiamo anche una pozione sul nostro Pidgeotto. Ok. Pokémon, rimettiamo davanti. Mettiamo davanti Clefable. No, non statistiche. Voglio metterlo davanti. Ordina. Non ho mai usato un Clefable in un gioco Pokémon. Come Pokémon della squadra fisso. Quindi sono curioso di vederlo. Mai sentito dai giocatori in costume? Ma in quale contesto esattamente? In quale contesto? Allora, Charmander. Beh, ottimo per il nostro bollaraggio di Clefable. Probabilmente viene one-shottato. Addio. Esattamente, senza nemmeno brutto colpo.
Poi Cubone. Beh, altro bolla raggio. E addio anche Cubone. Io davvero, Clefable dovesse, cioè, gli insegnassi fulmine, diventerebbe una cosa assurda. E potrei effettivamente insegnarglielo, perché l'MT ce l'ho. Allora, altro avventuriero. Vamos. Le mie tecniche Pokémon ti distruggeranno. Va bene, poi se non ricordo male, in alto a destra c'era un altro di avventuriero. Sempre se non l'hanno aggiunto in Pokémon Rosso Fuoco Verde Foglia. Però per ora gli allenatori sembrano gli stessi. Andiamo di bolla raggio. Addio Geodude. Che belli i tempi in cui non c'era ancora vigore, quell'abilità così fastidiosa. Mi arrendo, le tue tecniche sono migliori. Va bene, grazie. Vediamo se qui sopra c'è l'altro. Sì, c'è l'altro avventuriero, affrontiamo anche lui, tutta esperienza. Sfera è il tuo attacco migliore. Ma certamente. Sarà un bolla raggio. Vuoi vederlo? Lui chi ha però? Ah, Machop, peccato. No, allora userò magari Libra. No, beh, userò comunque bolla raggio, dovrebbe fare più danno. Dovrebbe comunque fare più danno di Libra. Ha sia più attacco speciale, il nostro Clefable. Questo ci fa male, super efficace, infatti. Bolla raggio dovrebbe avere forse del danno base più alto di Libra. Ma scrivetemi nei commenti se c'è un modo per vedere il danno base delle mosse Pokémon in prima generazione, perché non lo sto trovando. Cioè, non ti fa mai vedere qual è il danno base delle mosse Pokémon. Ah, contro Onix mandiamo Kadabra. Così prende il 30 anche lui. Vai, psicoraggio, e addio. Brutto colpo, ovviamente. Bruciato in un soffio. Eh sì, bruciato in un soffio. Allora, direi che a questo punto di rimettere davanti Wartortle. Tanto Kadabra potrà fare i livelli quando vorrà, non è un problema. Ma qui dentro è proprio l'ideale per allenare Wartortle. Con Pistolacqua fuori tutti. Questo cunicolo ti porterà molto lontano, lo sai? Sì, lo so. Grazie, caro sconosciuto. Avventuriero vuole lottare, vai. Manda in campo Geodude. Noi usiamo una bella pistolacqua e addio Geodude. Bene così. Facciamo prendere un bel po' di livelli al nostro Wartortle. Machop, continuiamo con Wartortle. Usiamo di nuovo pistolacqua. Due pistolacqua dovrebbero bastare. Esattamente. A dire la verità posso anche tenermi la pistola acqua e usare morso. Chiusai ancora tu, Geodude. Perfetto. Questa invece è una bella pistola acqua se la piglia nei denti. Tac. Ed infine hai un altro Geodude. Vabbè. Tutta esperienza gratis per il mio Wartortle. Riuscirà a farsi almeno un livello con questo allenatore? Sono di livello molto più alto i miei Pokémon rispetto agli allenatori qui in giro, Ho sentito molti dire che la prima generazione era molto difficile. È vero che sto sfruttando il glitch, praticamente, il fatto che ci sia Kadabra che è un mostro. Però anche gli altri Pokémon, ok, finito l'effetto del repellente, non se riesco a battere questo allenatore, sì. Senza incontrare altri Pokémon selvatici. Forse mi sono perso. Hai flash, amico mio? Ti serve flash? O stai andando in giro al buio? Bello Onix, però dicevo anche gli altri Pokémon in realtà sono di livello più alto. Non solo Kadabra. E il Kadabra lo sto usando pochissimo, cioè l'ho usato effettivamente, veramente, solamente nella palestra di Surge. Che avrei potuto battere anche con Clefable, diciamoci la verità. Ritirata non mi interessa, mi aumenterebbe la difesa. E basta, no grazie. Un altro Onix. Cioè, appunto, sentivo molti dire che la prima generazione era molto difficile, ma probabilmente è un ricordo distorto che hanno da quando erano bambini, perché, come ho detto anche in alcuni episodi precedenti, quando si è bambini e si gioca per la prima volta questo tipo di giochi, sembra tutto molto più difficile. Non si conoscono bene le meccaniche, non si conoscono magari bene la differenza, non si conosce bene la differenza tra attacco fisico, attacco speciale, tutte queste cose qui. Il tipo super efficace, per esempio, io. La prima volta che giocai a Pokémon. Stiamo calmi, che sto facendo? Da dove si esce? Da dove si esce da questo posto di merda? Niente, comunque mi era partito un attimo il Giacomino.
Dicevo, la prima volta che ho giocato a Pokémon, intanto i forestieri come te mi devono rispetto, va bene. L'ho fatto tutto fi arrivando fino alla Lega senza capire la super efficacia dei tipi. Cioè, io pensavo che quando qualcosa era super efficace oppure non molto efficace andasse a fortuna come brutto colpo. Quindi io, la prima volta che giocai a Pokémon, lo feci tutto così. Cioè, probabilmente capivo la super efficacia solamente quando c'erano in gioco i tipi degli starter, quindi fuoco, acqua e erba. Intanto vediamo per la prima volta anche Graveler. Bellino Graveler, quasi quasi mi piace di più questo sprite che quello nuovo. Comunque, ecco, capivo la super efficacia quando c'erano acqua, fuoco e erba, perché quello era abbastanza basilare, ma per tutti gli altri tipi non ho mai capito la super efficacia per tutta la mia prima partita di Pokémon a Pokémon Rosso Fuoco. Ok, qui è giunto il momento di mettere un altro repellente, eh? Altrimenti gli Zubat non ci lasceranno passare mai nella vita. Ed ovviamente, cioè, non sapendo la super efficacia tra i tipi, mi era sembrato estremamente difficile. Cioè, mi allenavo i Pokémon in una maniera allucinante, ero arrivato ad avere tipo Blastoise a livello 80 prima della Lega, una cosa del genere. Ma perché ovviamente non sapevo giocare, essenzialmente era quello. Abbiamo degli strumenti magari in questo tunnel roccioso? Non ci sono strumenti, non hanno messo strumenti. Boh, va bene. Andiamo ad affrontare questa ragazza. L'avventuriero segna il percorso con dei rametti. Rametti, beh, rametti non è proprio il massimo, eh. Cioè, passa un po' di vento, passa un animaletto, te li butta via. Jigglypuff. Andiamo di pistolacqua. E poi di morso, se dovesse sopravvivere. Sì. Libra. Morso. E addio. Se ha altri Pokémon di questo tipo manderò Pidgeotto. Pidgey, sì, qua assolutamente Pidgeotto. Facciamo prendere altri punti esperienza all'uccellaccio. Andiamo di Raffika. Ecco, tutto quello che ho detto prima per dire che è normale che magari chi ci ha giocato da bambino e non ci ha più rigiocato attraverso magari emulatori o riprendendo il Game Boy, cosa abbastanza improbabile. Ci sta che ricordi che fossero più difficili o molto più difficili di quello che in realtà sono. Sono difficili per carità, sono più difficili di quelli nuovi, su questo non ci piove. Cioè, solo un pazzo senza occhi e senza orecchie capirebbe, penserebbe che i Pokémon nuovi siano più difficili dei Pokémon vecchi. Però non sono così tanto difficili. Almeno non fino ad ora. Oh, ho fatto del mio meglio. Ci sono dei punti in questi giochi Pokémon che sono effettivamente molto più difficili. L'strumentino qui no, è proprio costruito come un labirinto questo, cioè non ti danno nemmeno premi per esplorare. Finito l'effetto repellente, mettiamone un altro. Vai. Non ti danno nemmeno premi per esplorazione, non ci sono strumenti, vedete? Comunque dicevo, ci sono alcuni punti in cui i vecchi giochi Pokémon effettivamente sono molto difficili. Per esempio, ricorderete se avete giocato la seconda generazione, la Lega Pokémon nella seconda generazione, ma lì è un problema di proprio livello, cioè è un problema di gestione del livello. Cioè, l'esperienza che tu prendi nel corso dell'avventura non è sufficiente a farti arrivare alla Lega con un margine di livello abbastanza buono da poterla affrontare facilmente. Cioè, o ti fai le strategie prima sapendo quali Pokémon hanno i Super 4, sapendo di che tipi sono, e ti costruisci la squadra per batterli, altrimenti arrivi alla Lega che sei un po' underlivellato. Però quello è un problema proprio di bilanciamento del gioco. E quello è un problema, non è una scelta. Non è una scelta di renderlo difficile. È il fatto che hanno messo i livelli dei Pokémon troppo alti, i livelli dei Pokémon della Lega troppo alti rispetto al livello con cui normalmente arriveresti tu lì, con i tuoi Pokémon. Ups, livello muscolare 0. Mi spiace per te. Ah, qua niente. No, strano che non abbiano messo nessuno strumento. Hai un Pokédex? Ne voglio uno anch'io. Va bene, sei un Pokéfanatico, vero? No. Sei Pokéfanatico. Ok, manda Slowpoke. Qua manderemo magari Pidgeotto, eh. Dopo aver ucciso questo Slowpoke. Bello il tentennio. Il tentennamento, anzi, tentennio. Ok, poi andiamo. Ah, l'ha confuso. Vediamo se Guardtortora riesce comunque ad attaccare. No, così confuso da colpirsi da solo.
Peccato. Dai, mi stai distruggendo Wartortle con una confusione, ti rendi conto? Ok, via. Via immediatamente. Poi, Slowpoke di nuovo. Vai, mandiamo PG8. Deve prendersi un po' di punti esperienza questo uccellaccio, altrimenti non si evolverà mai. Non diventerà mai utile, non imparerà mai un attacco di tipo volante. Boh, ci spero ancora, ragazzi. Confusione, non confondermelo, per favore. Grazie. E un'altra raffica. Addio, Slowpoke. Poi Slowpoke di nuovo. Beh, lasciamo PG8. Raffica. Anche Slowpoke non è male come Pokémon in prima generazione, eh. Cioè, tipo acqua psico. Quindi praticamente super efficace solo elettro. Perché se non sbaglio è erba, psico resiste a erba, se non ricordo male. Non dovrebbe essere male Slowpoke, che poi si evolve in Slowbro. Niente male. Grr, crepo di invidia. E ci dà anche 1000 poche dollari. Questo è quello che conta. Ok, proseguiamo. Altre ragazzine. Ehi, non osare insidiarmi al buio. Oddio, ma questa... Questi non sono dialoghi adatti ai bambini, però, eh. Cioè, sono talmente allusivi che... Boh. Ok. Qua magari una pozzoncina poi su PG8, perché lo userò ancora. Bello il brutto colpo, mi è piaciuto. Ecco. Non solo la insidio al buio, ma faccio anche uscire dalla Pokéball il mio uccello. Eccolo qui. Raffichella. Canto, perfetto, non mi ha addormentato. Altra raffichella. Quando è che PG8 imparerà una mossa interessante, mi chiedo? Perché stiamo andando di raffica e attacco rapido da praticamente 30 livelli. Ok, abbiamo battuto la Picnic Girl qui. Era troppo buio, sì, era troppo buio. That's what she said. Mettiamo davanti PG8, diamogli una pozioncina. Che ci si libera anche uno slot nella borsa. E facciamolo battere anche con combattere anche con quest'altra ragazza. Hai dei Pokémon? Cominciamo! Ma certo! Cominciamo quando vuoi. Allora, PJ contro PG8 di 10 livelli più sopra. Di 10 livelli più alto. Chissà chi vincerà, eh. Chissà proprio chi vincerà. Mandiamo di raffica e poi se sopravvive attacco rapido. Non sopravvive, perfetto, brutto colpo. Addio. Ratata. Niente. Andiamo subito di attacco rapido a questo punto, che se facciamo un altro brutto colpo lo tirano giù senza che lui possa attaccarci. Ah, peccato. Iperzana, questo mi fa male. Nemmeno così tanto in realtà, fortunatamente. Però se non avessi usato la pozione, adesso lo fai brutto colpo infame, non serve a niente. Forse se non avessi usato la pozione... Sarebbe già morto. Facciamo prendere più punti esperienza possibile al nostro PG8. Eccolo qua il brutto colpo che serve. Olè, livello 30 per PG8. Bellsprout, lasciamo di nuovo PG8 e andiamo in attacco rapido di nuovo. Anche se vabbè, Bellsprout non ha attacco rapido, quindi avremmo potuto usare Raffica senza alcun problema. Ma non sarebbe morto comunque, quindi non vedo perché farlo. Andiamo in attacco rapido. Perfetto. Giochi duro. Non solo il gioco è duro in questo... No, nel senso... mettiamo Kadabra. No, voglio ordinarlo, non usare le statistiche. Vedere le statistiche. Mettiamo avanti Kadabra e proseguiamo. Anzi, mettere davanti direttamente Wartortle, a dirti la verità. Mettiamo Wartortle, va. Continuiamo a tirare su Wartortle per adesso. Kadabra lo potremo usare anche nel prossimo percorso senza problemi. Un'altra ragazza qui. Sono giunta fin qui per i Pokémon. Ok. Vediamo chi manda. Meo. Avremmo potuto lasciare PG8 davanti, eh. Ed è quello che farò dopo aver ucciso questo Meo. Metterò PG8. Dai, però non potevi tirargli un brutto colpo. Azione. Adesso lo farà il brutto colpo, vedrai. No, fortunatamente.
Oddish, sì, mandiamo PG8. Vai, più punti esperienza prende PG8, meglio è. Forza, raffica. E perlomeno imparerà volo tra un po'. Tra un po' imparerà volo e quindi... No, paralizzante, dai, infame. Allora uso attacco rapido, che attacca comunque per primo. Ah, sta bene. Annullo così la tua paralisi di merda. PJ, lascio in campo PG8. Ed uso di nuovo attacco rapido. Va bene, rimane paralizzato, però Turbo Sabbia fallisce. PJ usa attacco rapido, va bene. Oh, vorresti usare attacco rapido, per favore, grazie. Brutto colpo? Niente. Forse non fa brutto colpo perché la paralisi, diminuendo la velocità, diminuisce anche la probabilità di brutto colpo. Non so se si basa sulla statistica base, punto, oppure anche su quello che viene modificato in battaglia. Non ho più Pokémon, oppure se conta anche le modifiche in battaglia, quindi la paralisi, eventuali mosse tipo agilità, così aumenterebbero anche la probabilità di brutto colpo. Non uso il repellente di nuovo perché siamo alla fine del tunnel, praticamente. Un Onix, un altro. Purtroppo non ho Pokémon per catturarlo. Quindi lo ucciderò. Sono comunque punti esperienza, vai. Pistola acqua. Sono comunque un po' di punti esperienza per Wartortle, va. Brutto colpo, inutile. Siamo arrivati? Tunnel roccioso, Celestopoli, Lavandonia. Sì, siamo arrivati alla fine. Non ancora, perché un Geodude ci dice che no, non possiamo passare. Un Geodude a livello 17, tra l'altro, che si beccherà una pistola acqua in faccia. Ecco fatto, crepa. Muori, va. Un po' di punti esperienza in più per Wartortle e siamo arrivati alla fine del percorso. Allora, qui potremmo iniziare a mettere davanti Clefable. No, non con queste statistiche. Perché tutti ormai hanno una mossa da poter usare fuori dalla lotta e mi si ingarbugliano le dita. Allora, tunnel roccioso. Vai, affrontiamo lei. Qui fuori dal tunnel roccioso. Questa gita mi ha stancato. Oh, capita. Capita, allenatrice junior. Chiamano in campo PG. Clefable, andiamo di bollaraggio e addio PG probabilmente, dato che non amo difesa speciale sto Pokémon. E invece resiste. Attenzione, turbine. Ma Clefable è incolume, allora andiamo di Libra. Poi PG8, lasciamo Clefable. E andiamo di Libra di nuovo. Facciamo un po' di danno, eh. Facciamo un bel po' di danno, attenzione. Altra Libra, buono. E addio PG8. Non ero allenata. Oh, mi spiace. Effettivamente andare a fare gite senza essere allenati è distruttivo, lo assicuro. Andiamo avanti il nostro cadavere. E direi però di provare ad andare prima al tunnel. Qui c'è uno strumento invisibile, sì. E Etremax. Volevo dire non al tunnel, ma di andare al centro Pokémon di Lavandonia prima. Magari evitando questo allenatore. Dai! Figo, come ho fatto a vedermi da così lontano? Ehi, ti mostro i miei Pokémon. L'importante è che mi mostri solo i tuoi Pokémon e non anche qualcos'altro, dato che sono tutti particolarmente ingrifati in questa zona del gioco, eh. Cubone, ok. Psicoraggio, addio. Se hai Cadabra, cioè letteralmente lo puoi allenare dove ti pare, è talmente forte che non ha alcun senso di esistere. Slowpoke, lasciamo Cadabra. Vediamo quanto non lo facciamo con Psicoraggio, che non dovrebbe essere molto efficace in teoria, perché è Psico contro Psico. Infatti non è molto efficace, gli toglie comunque più di metà vita. E lui con Confusione ci fa quella vita lì. Ok. Vai, distruggiamo Slowpoke. Ecco fatto. Cadabra, si è preso un po' di punti esperienza. Oh no, i miei poveri Pokémon. Mi spiace. Io però vorrei arrivare un attimo alla Lavandonia. Eccoci qui. Sindrome is possible. Eccola. Eccola la soundtrack di Lavandonia, incriminata. Protagonista della creepypasta. Effetto curiamoci. E andiamo a battere gli allenatori che ci siamo lasciati di sopra. Mettendo davanti però PG8. Dov'è? Qua. Ecco fatto.
Tanto Kadabra, ve lo ripeto, non è un problema, cioè anche semplicemente nella torre Pokémon qui di Lavandonia potremmo usare solo Kadabra praticamente. Si farà tutti i livelli lui. Ah, quest'area di montagna. Speriamo che abbia Machop per iniziare questo, così almeno non dovremo sostituire subito PG8. Onix, no, come non detto. Onix a livello 19. Beh, no, non strumenti. Pokémon. Manderemo War Turtle, vai. Letteralmente tartaruga dalla guerra. Allora, visto l'acqua. Agüera. Una bella pistolettata e via. Poi, Graveler. Lasciamo ancora War Turtle. Visto l'acqua. E addio. Ole, easy. Un po' di punti esperienza e War Turtle sale a livello 33 addirittura. Ottimo. Ottimo. Ora ho le idee più chiare. L'importante è quello, caro il mio avventuriero. Andiamo a prendere anche l'ultimo allenatore che ci siamo lasciati alle spalle, o almeno credo sia l'ultimo. Perché la ragazzina qui l'abbiamo già battuta, ma te no. E vieni qui. Ah 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 ah. Ma è tipo una richiesta di soccorso mascherata? O hai l'asma? Non lo so. Ok, niente, altro Pokémon per cui devo sostituire PG8. A meno che inizi magari a fare Raffica a manetta. Vediamo quanto non li facciamo con una Raffica. No, troppo poco. Ah, ottimo. Ottimo, non dovrebbe ucciderci mai nella vita. Infatti, ci togli solo metà vita. E ci dà tutti i punti esperienza su PG8. Onix, a questo punto si cambia un Pokémon e mandiamo invece Clefable. Con un bel bollaraggio. Vai. Bollaraggio. E addio Onix. Ah ah ah, non sto ridendo. È allergia e ciù. Ecco, infatti mi sembrava strano fosse una risata. E niente, giustamente. Beh, giustamente un corno, non siamo in primavera, siamo in autunno, quindi boh, l'allergia a un corno. E siamo arrivati alla Lavandonia, veramente. La nuova spettro sonda rende visibile l'invisibile, Sylph SPA. Eh sì, dovremmo andare a prendere la spettro sonda prima di andare nella torre Pokémon, altrimenti non riusciremmo a vedere nulla. Ecco fatto. Perfetto, quindi a questo punto questo video può finire qui, abbiamo superato indenni e con estrema facilità tra l'altro il tunnel roccioso. Io vi ricordo di lasciare un bel mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!